le medicine che mia mamma usava cioè di sempre, se i miei fratellini stavano male, le metteva custus pacus debordinedu. Bordinedu era tipo semola, era grosso, tipo crusca. Bordinedu. Poi usava sa napigera di San Giovanni, quella che si ricopre per fare sa drattavia. Poi mamma usava molto va su gli impacchi di Zenzu, che io ho cercato di, l'ho detto anche a Stefano questa, come si chiama su Zenzu italiano. Bisognerebbe cercare cosa il su Zenzu è un'erba, forse la conoscete su Zenzu, no? È un'erba violastra, sono piante grandissime che molto molto crescono. Mingeravoi. Comunque mamma mi ricordo che tagliava di quest'erba e dava via da Gallentai, la metteva in una padella e dava via Gallentai, dava via tipo tostare, diciamo, e la metteva dentro questo sacchetto, però rimaneva morbida e allora ce la metteva per la bronchite, per la tosse, per la... E allora questa mamma la usava sempre, sempre. E poi ti avevo detto che mia mamma ha avuto un bambino che stava male, è morto a 5 mesi, che mamma Dio ha fatto di rotto e di uso, di tutto, perché lui non poteva andare di corpo questo bambinetto. E quindi mamma le metteva l'olio sull'ominau, in sabbia tigera, limonia da Sanna Pigera de San Gio, Gallenti, per stimolarlo, ma lui forse aveva altre cose, mamma ce l'ha giocata sempre, beh, comunque. Mi ricordo che mamma faceva queste medicine. E per i geloni? Allora, per i geloni, noi non eravamo molto frequenti a avere geloni. Sai che per le dita, se avevamo qualche... E se ci faceva una suppurazione di un'unghia, allora mamma prendeva un'erba non sugapedamuro, sugapedamuro, te l'hanno detto qualcuno di sugapedamuro, allora quelle se ci avevi furuncoli, una merda via su di mega di naieo, se avevi qualche dito andato in suppurazione. Allora mamma lo impastava, questo Sanerbera da impastare, beh, come un'ica di pane. E allora ti metteva questo impacco dove c'avevi il dito che magari fu dentro Essa mi ha di te. detto Sa che magia, de cosa gote debu fia la possa vigo. cioè Cioè, veniva un coso, di solito sa vigo besiada, sotto le ascelle, sotto l'avambraccio. ma cos'è? Furuncoli così, furuncoli grandissimi, ed è narrata gusto e savigo. E allora mamma faria gote dedus, Cos'era? gote dedus de viga tutto. Prendeva un ramo di fico, lo puliva bene bene e allora lo appuntiva. E allora mi ricordo che lo faceva così. Però non so se diceva qualcosa, eh. Non te lo Mamma ricordi? Per faceva così, così, in tutte le parti, e quante volte? molte volte, lo faceva molte volte, in tutte le parti, E l'ho in fatto. modo che l'aiutasse a si scoppiare. Ma lo faceva sulla parte? Sulla parte malata, proprio sul furuncolo, dicevamo. E lo faceva per più giorni? Finché non si scoppiava. Poi mi cassa di doppia scoppiare, non fa manco su e c'è molto di sgota dedus. E poi io mi ricordo che anche un'altra cosa, mamma, questo pure gliel'avevano detto io da piccolina, avevo forse 3 o 4 anni, questo è capitato proprio a me, io mi ero fatta male un piede, un dito. E allora del dolore che mi era venuto nel piede, mi è uscita una ghiandola qui, proprio nel linguine, e questa è andata in suppurazione, mi era venuta una cosa così. Quindi
Ma io avevo la febbre a 40, stavo male, 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 che si messo una cosa e ci muoio. Ci ruotavo a Nova York, nonno. Mi ricordo che avevo dolori e questa cosa fu sempre venire su dottori. Allora c'era dottor Azzei, non so se qualcuno veniva a parlare. Era di Poli Alvarez. E questo con l'umba, è una gamba vostra, mavi. E te lo cade di fare. Allora non c'erano antibiotici, non. E allora è venuta mia madrina. Mia madrina era la mamma di Sergio, zia De Vigia, non so, tu l'hai sentita. Allora è venuta da me, andavo ciò, e a gommai. Andavo e Zelanda vuota questa gamba troppo, ma abita a Vadeus. E mi andavo su dottori, carino sciopada, se non si apre. E allora cosa si dà dagli ai? E mamma si fu disperata, no? E ci è nuda, no? E che si rodeppe da perdere su dottori. E la mamma dice, com'è, scutiti, fazzi di tua mescia che ci ho te. Che già funziona. Hanno appoggiato ditti. E io mi ricordo di queste cose, perché questo l'ha fatto proprio a me, mia mamma. Forse avevo avuto 3-4 anni. No, e pistidi. Pane, sempre pane, mollica di pane, e hanno asciunto a dito, hanno avuto un pasta con un safanao. E diti voi, di che d'aiuta da che da raffina da sa su grosso, e hanno d'aiuta da si scoppiare. Beh, questo me l'ha messo per 3 o 4 giorni e si è scoppiato su. Ha funzionato. Da questo io sono guarita. Okay. Allora, la mastite in sardo è come si dice? Sa subia ditta. E si usava a più imbresi, A cosa più vuol? imbressi, eh? Bravo. Vedi, a me questo non mi veniva. Anziché il bambino con le carte lo così, per succhiare, il bambino si doveva coricare così e il bambino succhiava, il bambino era fuori, magari lo prendevo con questo braccio e a sumbressi, sì, così. Ascolta, invece il giorno del suo incontro. Allora, salì desse incontro, io mi ricordo che mia mamma, a sora de canzonata scampasa, quando lui si incontrava a San Madonna con suo figlio, mamma e canzonata Gloria, per scacciare il diavolo, mamma prendeva un bastone e picchiava forte, forte la porta della de Serena, che sia da sotto, e la porta d'entrata, perché il diavolo doveva uscire. Cioè, non doveva né entrare e se c'era entrato doveva uscire dalla parte dell'orto. Perché noi avevamo due entrate, tipo come c'ho la casa io. Così. E diceva qualcosa nel Mamma mentre. era che studiavo, vai vinci de domo mia, che se entravo, vai vinci de domo mia. Ecco qua. Va bene, allora grazie, zia Zelanda.